Il bel dialettar toscano. Quasi tutte le parole delle forme dialettali ancora usate, in particolare in Toscana, derivano dal ceto povero, prevalentemente contadino. Infatti, per intenderci, era nell'ambiente dei semplici, cioè nel ceto meno ricco, che le parole venivano storpiate. Appositamente in opposizione alle forme galateali o a modi e vocaboli più ricercati, propri degli ambienti più signorili. Qualche esempio. Il signor Caterini nel mondo contadino sarebbe finito per essere chiamato Caterino, cioè ancora più espressamente. Hai domandato al signor Caterini se è andato al trasporto della signora Rossi? Ne l'hai domando a Caterino se gli è ito allo straporto della Rossa? Queste forme di esprimersi simpatiche venivano virtuosamente praticate da tutte quelle persone che, sentendosi indebolite dalla mancanza di modi comportamentali, forme e vocaboli propri delle persone più acculturate, opponevano la simpatia alla forma signorile. Infatti non era raro assistere ad affermazioni del tipo «E un fo come lui, che unnipende un capello, con tutte le sue parole improfumate. Io son semplice, me mi apisci subito, o mi mangi o mi sputi». Una forma altrettanto simpatica quanto pressoché scomparsa era quella di confezionare un nomignolo per qualificare una persona. Innanzitutto, se si trattava di una femmina, spesso prendeva il nomignolo confezionato sulla radice del proprio cognome. Cioè, se era Mencacci, diventava la Mencaccia. Se poi erano due sorelle, la Mencaccina e la Mencacciona. La Mencaccia era la moglie del Mencacci. Oh, invece per il Mencacci spesso si storpiava il suo nome. Cioè, se per esempio si chiamava Giuseppe, si diminuiva a Beppe, Beppino Ormencaccio. E se non si pensava a un aggettivo da confezionare sulla diretta persona, cioè se faceva per esempio un mestiere di fabbro, allora si sarebbe potuto chiamare bullettone, martellone, se poi era di corpo esile, bullettino, martellino, Beppino. Usavano certi nomi: bruciafii, spellaonignoli, chiappamosche, gallettone, beo, furmiolone, pilucco. Così come anche le tante omissioni di inizio o fine parola hanno origine dalla recondita pseudo tendenza al risparmio, anche nelle sillabazioni e nelle vocali, come per esempio le parole inizianti con la sci, e i toscani la sci ne mangiano tante, che conseguono da una parola finita in vocale. Esempio: di asa sua, alla orte dei pavoni, due ostole rotte. Di quel che se ne dia, la iesa, i atini di terra otta. E ancora tante desinenze verbali come are, ere, ire. Esempio: devo andare a comprare o a sentire. Devo andare a comprare o a sentire.
anche quasi tutte le parole terminanti con una doppia vocale, l'ultima delle due andava risparmiata. Esempio: la sua casa, la mia cantina, dei contadini, tua madre, il mio papà, i miei stivali, i tuoi occhi. Veniva detto la sua asa, la mia antina, dei contadini, tu ma, il mio babbo, i miei stivali, i tuoi occhi. Anche nel contesto dei modi anzidetti c'è da notare un ulteriore condimento, una naturale tendenza alla sonorità e ritmicità nel fraseggiare. Ad esempio, ritornare così a riprendere tutte le cose che ne sapevo io della sua zia di Pisa. Ritornare così a riprendere tutte le cose che ne sapevo io della sua zia di Pisa. Così come la S morbida di Rosa e la S dura di Casa, anche la Z morbida di Zolfo con la Z dura di Zia. Il parlar toscano ne evidenzia bene i suoni. Infatti, Pisa si chiama Pisa. Non si dice zappa, si dice zappa. Personalmente sento di poter assicurare che la perdita delle forme dialettali è una conseguenza del modello linguistico propinato dai media, che ha, diciamo così, pareggiato le capacità di esprimersi. Ma sento altresì di poter assicurare che la necessità di tornare a pareggiarsi ancora con le misure di ricercatezza e forma ritenute maggiori sicuramente farà tornare alla ribalta questo tipo di parolare che con la sua carica di simpatia aiutava a tenere vicine le persone. Nel frattempo, bella mi Toscana, con tutto il rispetto per il resto del mondo.